Allora, un'altra cosa che fai in questa settimana è fare l'albero. Questa è la settimana in cui tutti fanno l'albero. Mai fatto. Come no? Cosa fai? In casa tua cosa celebri? Il Robanuka? Cosa celebri? Niente. Cosa si celebra? Cos'è che si celebra in casa tua? Boh. In cosa credete? Che religione avete? Nel vegetale? Cosa credete? Ma non ce l'abbiamo. Perché sono macrobiotici. Però ma cosa c'entra? Ma no, è che semplicemente non nessuno di noi è cristiano in casa. Ho capito, ma l'albero non è simbolo di cristianità, è simbolo non di... Neanche di non è neanche cattolico. Non è che Gesù l'hanno trovato sotto l'albero. Ma è da un po' di anni che allora, più che altro, mia mamma fa alberi alternativi, però dovrei farvi vedere delle foto perché non so spiegare. Com'è un albero alternativo in casa tipo fatto di seta. Ma hai forma di albero sempre? Sì, è forma d'albero. No, allora dai, si può collegare con quello di Gubbio, che è stato inaugurato, è alto 750 metri e in realtà è la forma di un albero stampata sulla montagna di Gubbio. No, allora il mio è il nostro più bello. Con le lucine e al buio. Vuoi competere con l'albero di Gubbio? Il nostro è fatto di seta, cioè. Ah, beh, scusami. Allora adesso chiamo il sindaco di Gubbio e dico: guarda, allora l'anno prossimo l'albero tutto di seta, 750 metri però di seta, va bene? È meglio? Sì. Ok, va bene. Sicuramente. Sempre gli alberi natali c'è quello del Rockefeller Center, insomma. Vabbè, banale. Più famosi del mondo, inaugurato da Mariah Carey quest'anno. Ma sai che c'è una novità? Qual sai è? Wrecking Ball di Miley Cyrus? È stato girato su quest'albero. No, adesso sul sito suo puoi scaricarti il tipo una specie di come si chiama? Di cosa? Non mi viene la parola. Comunque di foglio a forma di suo, forma di lei sulla palla che puoi mettere sopra l'albero. Che bello! Nuda. Ah, tu c'hai la palla da attaccare all'albero. E al posto che l'angiolino ci metti Miley Cyrus. Bellissimo questa cosa, figlio, lo voglio. Dov'è che si compra? Su sito? Su internet. O su eBay lo trovi? Non lo so, però è bellissimo. Lo voglio per la prossima. Comunque vabbè, tu sai perché quando è che si inaugura la stagione natalizia a New York? Sempre. Una settimana dopo il ringraziamento. Così. Questo lo dico perché se vuoi fare il figo lo dice ai tuoi amici. E quindi se vuoi fare il figo quando è il ringraziamento? La settimana prima di... No, la settimana scorsa, dai, ragazzi. Sei andato in difficoltà su questo. Lunedì o... Non mi ricordi perché comunque la settimana scorsa. Quindi a dicembre? Sì. Ok, ci siamo. In Giappone invece sono tecnologici perché hanno deciso di fare un albero di Natale alimentato da un'anguilla elettrica. Ah, pensavo forma d'anguilla. No, vabbè. Sarebbe meglio. Questa è un'altra cosa. Comunque c'è questo acquario in cui c'è questa anguilla che sguazza e ogni volta che lei sguazza l'energia prodotta accende questo albero di 2 metri. Ah, bello. Vabbè, insomma è una cosa come un'altra, insomma, per divertirsi. Poi c'è l'albero di Natale in piazza San Pietro a Roma, il famoso 25 metri perché è 25 dicembre. Ma l'imitazione non ce la puoi più fare adesso, è cambiato il Papa. No, un tempo ci facevi quell'altro e andava anche questo, bene. Questo non lo so fare. Questo è più Zanetti. Questo è più Zanetti ma non lo so fare. Devi lavorarci sopra. Ci lavorerò. Vabbè, 25 metri, 25 dicembre e tutto intorno ci sono alberi più piccoli. Ah. Perché lui emerge da una boscaglia. Ma cos'è? Una cosa fallica questa? Cioè, per dire. Non volevo dirla così, volevo lasciarla intendere, ma grazie per avermi. Però... Sì, a Milano invece rispondono con un albero di 33 metri, perché 33 è il numero, attento, di Satana? Che cos'è? Sì, il numero di morti? Di morti? Di morte? Di Cristo? Sì, bravo. Oh, no, per un attimo ho temuto che dicessi un'altra cosa. Satana, magari. No, a parte che non può essere... È morto Satana? Boh, non lo so. L'hai sentito male ultimamente? Ma ultimamente non lo sento. Vabbè. Comunque, questo albero è della DHL. Ci sono tutti questi pacchi regali. Tu puoi spedire un pacco della DHL, andando lì sotto. È una gigantesca marchetta, tutto giallo. È molto commerciale, però l'ha pagato lei. Giusto, quindi giusto. Ce lo facciamo bastare. Sempre a Milano, però, in Corso Como, se non erro, c'è l'albero migliore del mondo. Bellissimo. Che è stato rimosso, purtroppo. Bellissimo. Un'azienda che produceva vibratori, cose del genere, sex toys. Ha fatto un albero con pieno di dildi fucsia. Sì. È stato autorizzato dal comune, ma il comune non ha capito che la marca che era My Secret Case era una marca che produceva appunto queste cose e l'aveva autorizzata. Ah. Poi ha detto, ma aspetta, ma non puoi appendere un albero con dei dildi in mezzo a Milano? Allora l'hanno fatto togliere. Ma guarda, secondo me è una grande idea invece. Sì. È un tema sociale alla fine. Sì. Poveri. A Trieste invece non ce la fanno. Ah. Sai perché? Perché praticamente loro mettono l'albero, ma c'è la bora, ci sono questi scambi climatici e l'albero diventa uno stecchino incredibile. Cioè questa sagoma di albero che perde tutti i rami e malaticcio. Poverino. E devono continuare a cambiarlo. No, dai, poverino, dai, mi spiace. Ma la classifica degli alberi la vincono i napoletani, mi dispiace. Ma un albero
che è stato inaugurato, può partire il video adesso, inaugurato praticamente, non era neanche stato inaugurato, l'ha messo in un centro commerciale, un albero di 8 metri, nella notte, è stato smantellato totalmente da questi, da una quindicina di ragazzi napoletani che, come delle formiche, le stiamo vedendo, sono bellissime, praticamente si ingegnano, si arrampicano, smontano questo albero, lo tirano giù, guarda in quanti sono, ma come si stanno impegnando, cioè è proprio ma se loro usassero l'intelligenza che hanno per fare qualcosa di positivo, ma sai quanto, cosa potrebbero fare? Tirare giù più alberi. Tirare giù più, non lo so, cioè. Cioè, ma non ti viene da pensare, cavolo, ma anziché essere in 25 a rubare un albero, se si applicassero per sconfiggere, non lo so, i tumori, cioè qualsiasi cosa. Ma cioè, dall'organizzazione che hanno per fare dei crimini, se la mettessero in pratica a fin di bene, farebbero delle cose fantastiche. Tipo rubare la macchina a qualche calciatore. Anche, sì, potrebbe fare. Ci sono. Però, quindi, beh, secondo me... Tu fai solo alberi di stoffa, abbiamo chiarito questa cosa, io l'albero non l'ho ancora montato, Casa Final l'albero l'avete montato? Sì. Sì? Quanti di voi hanno montato l'albero? No? Uno, due, tre, quattro. Beh, tu sei valli come lui. Tu no. Tu non credi nell'albero? No, lo farò. Lo farai. Questo domani, ok, giusto. Giusto, perché poi arriva Santa Lucia e se non trova l'albero magari si sente un po' disorientato. Ma forse non l'abbiamo detto. Stanotte arriva Santa Lucia. E quindi no, non arriva da te, sei spacciato. E niente, vabbè. Ma forse non l'abbiamo detto. Però noi abbiamo un sacco di ospiti stasera. Sì, abbiamo un sacco di ospiti. Li abbiamo ancora presentati. Non so se la telecamera volante riesce in tele... Oh, ho paura la telecamera volante quando si fa così. Le comunque, teste. Abbiamo un sacco... Questa è la visuale tipo... Non lo so. Siete inquadrati dalla telecamera robotica, guarda, fanno anche un po' paura. Comunque, 22-29 minuti, adesso io direi di passare alla prossima canzone di stasera. Una canzone dell'amico Armin Van Buuren. Oh, l'amico Armin. Sì, perché a Francesco piacciono molto gli Armin Van Buuren, quindi ce le sentiamo. Questa si chiama Beautiful Life, Moon Talk.